Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Quando tu sarai in quella situazione dove dici, ma Dio dove sei? Dillo a te stesso, io so dove Dio è, Lui mi sta vedendo in questo momento. Magari non ha agito ancora, magari non sono sicuro di quando lo farà né di come, ma che farà, farà. Amen? Perché Giobbe ha detto, anche quando la mia pelle si disintegrerà, la mia carne finirà e io avrò trovato la morte, i miei occhi contempleranno Dio, non quelli di un altro. E sapete, la peggiore cosa che può succedere a un cristiano è morire e andare in cielo. A me va benissimo, va bene. Ma prima di questo voglio vivere una gran bella vita sulla terra, perché Dio è mio padre, non solo il vostro. Il Signore è il mio pastore, io sono del mio amato e il mio amato è mio. Se non è il tuo, mi dispiace per te, ma mio lo è. Ognuno faccia suo il Salmo 23. Però adesso, Chiesa, voglio fare una cosa con voi. Con fede, vogliamo ricordarci con il Salmo 136, insieme, dichiarando la nostra fede in chi è il nostro Dio. Amen? Dobbiamo smettere di dire cosa ci stanno facendo, cosa stiamo vivendo, quanto brutta è la nostra vita. Dobbiamo iniziare a dichiarare quanto è grande il nostro Dio. E quindi andate lì insieme a me, con una sola voce, leggiamolo insieme, com'è? Celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Celebrate il Dio degli dèi, celebrate il Signore dei Signori, colui che solo opera grandi prodigi, colui che ha fatto con sapienza i cieli, colui che ha steso la terra sopra le acque, colui che ha fatto i grandi luminari, il sole per regnare sul giorno e la luna e le stelle per regnare sulla notte, colui che percorse gli egiziani nei loro primogeniti e fece uscire Israele di mezzo a loro con mano potente e con braccio teso, colui che divise il Mar Rosso in due parti e fece passare Israele in mezzo ad esso e travolse il faraone e il suo esercito nel Mar Rosso, colui che gridò il suo popolo attraverso il deserto, colui che percorse re grandi e uccise re potenti, Sicon, re degli Amorei, e Og, re di Basan, e diede il loro paese in eredità Israele suo servo, colui che nella nostra umiliazione si ricordò di noi e ci ha liberati dai nostri nemici, colui che dà il cibo a ogni creatura, celebrate il Dio dei cieli, perché la sua bontà dura in eterno. Alleluia. Alleluia. Signore, noi ti adoriamo, noi ti amiamo, noi crediamo in te. Molte sono le afflizioni del giusto, ma tu ci libererai da tutte. E noi non saremo lì nascosti in un angolino a piangere perché qualcosa ci è successo, ma noi ora sappiamo che El Roi mi vede. E noi, Signore, anziché dichiarare che brutta situazione, noi ci alziamo insieme per dire grande è il mio Dio che mi libererà da tutte queste cose. La Bibbia dice che Dio ci darà i tesori nascosti nelle tenebre, perché quando tu ti troverai in un momento dove ci sono delle tenebre, Dio sta dicendo sì, ma per rendere un po' più interessante queste tenebre, io ho nascosto là dentro dei tesori. E sapete, se Dio ha nascosto dei tesori nelle tenebre, è che Lui sta dicendo soltanto chi rimarrà con me in mezzo alle tenebre
troverà quel tipo di tesoro. C'è gente che non ha mai avuto un problema nella propria vita, ma che non vedrà mai quel tesoro lì, che la Bibbia non dice cos'è. Però io ti dico una cosa: chi ha già vinto una grande battaglia nella propria vita, con senno di poi, visto che tu l'hai già vinta, se ti ricapitasse la stessa cosa oggi, tu l'affronteresti più facilmente o più difficilmente? Perché ogni volta che superi una battaglia diventi un pelino più duro da ammazzare. Ogni volta che vinci una guerra tu diventi una persona un pochino più dura, e non sono qualsiasi dardo infuocato che entra in una pelaccia dura, perché Dio ha forgiato i suoi uomini nella battaglia. La nostra battaglia non è contro carne e sangue, non è contro persone, ma è contro principati, potestà, demoni, azioni cattive, cose che distruggono la mia e la tua vita. Amen. In Cristo io sono più che vincitore. Allora inizia a lodarlo con noi, inizia a mandare la tua voce in alto. Io so che il mio re vive, che vivrà. Io so che mi rialzerà dalla polvere, io lo vedrò. Io so che il mio re vivrà. Io so che mi rialzerà dalla polvere, io lo vedrò. Io so che vive, che vivrà. Io lo so. Alzerà dalla polvere. Io voglio fare un appello oggi ai figli prodigi. Allora, non voglio dire che hai sperperato i beni del tuo padre, né che hai mangiato con i maiali, ma tu che per qualsiasi motivo ti sei trovato lontano, per scelta tua magari, e che hai detto: ah, chi se ne frega, guarda, ciao. Ok, io voglio invitarti questa mattina a prendere le stesse due gambine che hai usato per andare lontano da Dio e fare un passo di fede questa mattina venendo qua davanti, come chi ritorna a casa, come chi ritorna dal padre, dicendo: anche se io vivesse da schiavo nella casa di mio padre, mangerei meglio di come sto vivendo oggi. E questo è un atto di coraggio. Molte persone non fanno questo passo perché temono e si vergognano. La vergogna è mangiare con i maiali, non è tornare a casa del padre. Se tu vuoi fare questo oggi come chi ritorna a casa, vieni qua davanti. È un atto profetico. Io prendo le mie gambe, esco dal mio posto, vengo qua davanti e dico: Signore, io torno a casa. E la casa non è la chiesa, la casa è il tuo cuore. Io torno nel mio cuore da te. Venite qua davanti senza paura, venite qua vicino a me, venite qua, parlano italiano? Sì, venite qua, 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 ok, davanti qua. Dai, tu che per qualche motivo hai creduto in un Dio cattivo, duro, spaventoso,
E d'un tratto hai detto: perché? Io voglio tornare a credere che Dio è buono. Voglio tornare a credere che Lui è per me. E voglio domandare a Lui: dove sono le meraviglie che i miei padri mi hanno raccontato? Non sono ribelle, Signore. Io sto solo dicendo che io credo che Tu puoi fare, perciò fallo per me. Fallo per me. Venite, venite. Venite a me, voi che siete stanchi, affaticati, oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono umile e mansueto di cuore, e voi troverete riposo per l'anima vostra. Vedete, molti non hanno riposo dell'anima perché non vengono da Lui. Questo è il problema. Voi troverete riposo all'anima vostra, poiché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Se tu magari sei qua per la, non per la prima volta, ma magari di fianco a te c'è una persona che è qua per la prima volta, tu dici: io che porto lui o lei, cosa dirà se vado io lì davanti? Ottimo, lei vedrà o lui vedrà come un figlio torna a casa. Questo è un esempio. E coraggio. Manca qualcuno, mancano persone, venite a me, non a me Jolin, venite a me, dice Cristo, venite a me voi che siete affaticati, stanchi e oppressi, e io vi darò riposo. Amen. Signore, noi mettiamo la nostra vita davanti al tuo trono, noi vogliamo dichiarare che siamo persone con i nostri difetti, le nostre incredulità, le nostre tristezze, dolori, per qualche motivo ce la siamo presa anche con te, ma oggi noi scegliamo, al di là della circostanza, al di là della situazione, noi scegliamo, Signore, di dichiarare che grande è il nostro Dio, dichiarare che anche se io passasse per la valle dell'ombra della morte, nessun male mi toccherà. Io voglio dichiarare ancora che gli occhi di Elroi sono su di me, mi vedono, mi prendono per mano e cammina insieme a me. Questo è il Dio che io credo. E anche se la mia situazione non fa vedere questo, anche se la mia vita non specchia questo, io oggi non parlo per me o per quello che vivo o sento, ma io per fede dichiaro che Elroi è venuto a trovarmi, è venuto a prendermi per mano e cambierà la mia storia, perché Lui è fedele. Lui è fedele. Ripetete con me: io credo che tu sei fedele. Io credo che tu mi hai visto. Io credo che la tua mano è su di me. E mi presento alla tua presenza dicendo: fai in me, Signore, quelle meraviglie che mi hanno raccontato. Signore, nel nome di Gesù, io dichiaro qua su queste persone che la tua mano è su di loro, Signore, che tu da solo, non per volontà di nessun uomo, non per la preghiera di nessuna persona, ma perché tu vuoi, perché tu sei Dio, tu toccherai la loro vita, tu trasformerai la loro storia, tu farai vedere a loro che tu sei l'unico e vero Dio e che solo tu puoi compiere miracoli. Per questo, Signore, io ti benedico perché sei venuto a trovare loro. Grazie Dio per queste persone che in mezzo a Ferragosto, in mezzo al mese di agosto, magari non sono in vacanza perché non hanno neanche i soldi per andare in vacanza. Tutti noi qua in questa stanza magari siamo qua oggi neanche perché volevamo, ma perché dovevamo, perché non potevamo essere altrove. Ma grazie Dio che in questa situazione tu hai approfittato per dirmi: guarda che io ti vedo, guarda che io so chi sei, lascia stare le vacanze, perché le vivrai con me in eterno, tu sarai felice, ogni lacrima sarà asciugata, tu sei mio figlio amato, mia figlia amata, e io avrò cura di te, perché io sono il tuo amato e tu sei mio. Alleluia. Grazie. Adesso potete ritornare ai vostri posti.
Io adesso voglio invitare, se tu sei in questa chiesa oggi per la prima volta, io farò un piccolo appello velocemente. Se tu non hai mai detto a Gesù: Signore, io voglio darti la mia vita. Se per la prima volta sei qua, o magari neanche la prima volta, ma non hai mai fatto una preghiera nella tua vita dicendo: Gesù, io so che sei da quando sono piccolo, piccola, ma non ho mai detto a te di entrare a far parte della mia vita. E vi dico una cosa, il libro dell'Apocalisse, non mi stancherò mai di dirlo, il libro dell'Apocalisse dice: io sono alla porta e busso, perché Gesù non sfonderà mai la porta, perché l'amore è un dono, non è un obbligo. Quindi finché tu stesso non dirai: Gesù, non sapevo che era la porta e bussavi. E la Bibbia dice: se tu aprirai, allora sì, io entrerò e cenerò con te. Quindi questa mattina Dio ti sta facendo un invito a cena. Se tu non hai mai fatto una preghiera dicendo: oh, scusami, non sapevo che eri fuori, entra, tu devi invitarlo. Questo insegna la Bibbia. La Bibbia dice che tutti quelli che fanno questa preghiera invitando Gesù, loro entrano a far parte di questa famiglia, che non è la chiesa, è la sua. Cioè, noi non nasciamo figli di Dio, noi scegliamo di esserlo. La Bibbia dice che a tutti coloro che hanno fatto questa dichiarazione, Dio darà il diritto di adozione, e insieme a Cristo diventeremo figli di Dio. Amen? Quindi se sei qua per la prima volta e vuoi fare questa bellissima dichiarazione dicendo: vieni Gesù, io ti invito a entrare, non mi hai obbligato, ti ho scelto io, vieni, vieni qua davanti al volo e noi faremo questa preghiera e poi andiamo a casa. Vieni, vieni. Attimo, c'è qualcun altro? Se tu non hai mai fatto questa preghiera, è oggi il giorno, è oggi il giorno di dire: Signore, ok, anzi, mi dispiace che ti ho lasciato fuori dalla porta per tutti questi anni, ma ora entra, ceniamo insieme, adottami. Qualcun altro, no? Alleluia. Amen. Anche tu? Alleluia. Fate una semplice preghiera con me. Fate una semplice preghiera con me. Signore Gesù, io oggi credo col mio cuore e dichiaro con la mia bocca che tu hai dato la tua vita per me, che sei morto per me, ma che ora sei risorto. E io ti invito a entrare nel mio cuore. Da oggi, Signore, scrivi il mio nome nel libro della vita. Da oggi sono figlio di Dio per mia libera scelta, nel nome di Gesù. Alleluia, Signore. Alleluia. Alleluia. Signore, grazie per la vita di queste persone. Grazie per la tua delicatezza, Signore, perché tu non invadi la vita della gente. Tu chiedi il loro invito, perché essere tuoi figli è una scelta, perché l'amore è un dono, non un obbligo. E grazie a Gesù, perché oggi, visto che loro ti hanno invitato, tu ti farai trovare. Grazie per la tua delicatezza, per la tua verità. El Roi, tu che l'hai visto e sei venuto a trovarlo. Grazie a Dio, perché io so che queste persone racconteranno storie fantastiche di come Dio ha trasformato la loro vita. Loro hanno un regalino per voi, credo, esatto. Fate un applauso a loro. Alleluia. Dio è buono. Amen.
Alleluia. Signore, grazie per questa chiesa, grazie per la nostra vita meravigliosa con te, grazie al Roi perché i tuoi occhi sono su di noi, perché la tua bontà dura in eterno. Noi celebriamo il Signore perché la sua bontà dura in eterno. Io dichiaro che noi avremo una settimana meravigliosa nella grazia di Dio, la sua mano è su di noi, i suoi occhi ci accompagneranno. Io dichiaro che ogni persona, voglio fare una preghiera speciale con voi, ogni persona che magari in questo momento economicamente sta avendo delle difficoltà e questo proprio ad agosto ti porta un po' di tristezza, e io voglio dichiarare insieme a te, Signore, i tuoi occhi sono su di loro. Noi crediamo alla tua fedeltà e noi chiediamo, Signore, nel nome di Gesù, un intervento divino sulla loro vita. Noi dichiariamo che colui che è giusto non mendicherà il pane. Io chiedo, Signore, che tu apra delle porte e crei delle vie dove non ci sono. Dia delle idee, porti a loro le persone giuste. Noi dichiariamo, Signore, che tu hai a cuore dal nostro più piccolo problema al più grande, perché sei un Dio meraviglioso. Io vi benedico, grazie per essere stati qua oggi e buona continuazione. Ci vediamo settimana prossima. Ciao! Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale.